Con noi in frequenza Barbara Bruschi, vice rettrice alla didattica presso l'Università di Torino. Benvenuta. Grazie. Vorrei parlare delle iscrizioni presso l'università in tempi di pandemia. Nel quadro generale delle iscrizioni all'Ateneo di Torino possiamo dire di essere soddisfatti. Durante l'estate abbiamo sentito tutti le previsioni, anche a cura del nostro ministro Manfredi, che ci proponeva degli scenari piuttosto critici. In realtà possiamo essere soddisfatte perché, pur con alcune variazioni, non solo non abbiamo riscontrato situazioni drammatiche, ma in alcuni casi abbiamo visto anche un incremento della popolazione universitaria. Un incremento che ci ha fatto pensare anche che le soluzioni che magari sono state adottate e l'apertura anche attraverso alcune forme online abbia promosso la conoscenza dell'Ateneo e abbia stimolato l'interesse dei giovani. Come è cambiato il mondo universitario da marzo 2020? Abbiamo trasferito nell'arco di pochi giorni tutte le nostre attività online. Tutto quello che riguarda la didattica è stato trasferito online. Le carriere degli studenti non hanno subito rallentamenti, in alcuni casi ci sono stati dei rallentamenti, ma si è cercato di contenere il più possibile. C'è stata una buona collaborazione da parte dei docenti, così come anche degli studenti, e quindi possiamo dire di aver esplorato tutti insieme degli scenari innovativi, differenti, che talvolta hanno anche portato frutti molto interessanti e promettenti. Però c'è un aspetto che ha riguardato questi lunghi mesi e ha a che fare con l'allontanamento degli studenti dagli spazi universitari. Come ben sappiamo, purtroppo la normativa sul distanziamento interpersonale impedisce di portare tutti gli studenti in presenza, e questo ha un significato molto profondo, perché l'università non è solamente la didattica, non è solamente andare a lezione. Tutto questo purtroppo non può essere trasferito online. Proprio per questo stiamo cercando di sfruttare il più possibile le aperture che ci sono, cercando di stimolare il ritorno degli studenti per piccoli gruppi e in numero contenuto e secondo la normativa all'interno dei nostri spazi, affinché si possa riprendere quella routine universitaria che è fondamentale per la crescita dei nostri giovani e delle nostre giovani, ma soprattutto per garantire agli studenti e alle studentesse di poter cogliere appieno il valore della vita universitaria. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. È stata con noi Barbara Bruschi, vice rettrice alla didattica presso l'Università di Torino.